Buonasera a tutti, sono Luigi Anaracos e Perfide, bentornati su ZTombattle versione Jump Global con l'analisi di Rosé Super Saiyan 3. PG che da quando è stato annunciato chi se ne frega di Vegeta, purtroppo inferiore a Vegeta, però vabbè. È un PG decente, quindi ringrazio anche del cielo ragazzi che non hanno sfasciato un altro Rosé. Black Ink fa ancora male ragazzi. Black Ink fa ancora male. Ecco qua un PG che risolleva leggermente Super Saiyan 3 e Corroded. Corroded ha anche ricevuto Jiren'ba, un gran PG che andiamo ad affrontare. Però questo PG è davvero interessante. Andiamo ad analizzare 11.999 HP, 9.934 attacco, 7.860 difesa per il leader Dragon Ball Hero, Super Saiyan 3 Transformation Boost con 200% a crossover. Funziona perché Super Saiyan 3 ha praticamente metà dei decenti, PG decenti crossover. Dragon Ball Heroes e crossover sono la stessa categoria con due nomi diversi e Transformation Boost ha comunque diversi crossover. Leader Super Saiyan 3 può essere leader Heroes tranquillamente nel caso non abbiate Vegeta. Però vi invito se pullate a pullare per Vegeta, perché Vegeta sta sopra. È innegabile che Vegeta sia meglio per quanto io adori Rosé, però ci sta. La sua special gli aumenta attacco e difesa per un turno. Post special tanca qualsiasi cosa. Pre special tankeggia. Passiva 3 ki attacco e difesa 180%, 150% attacco e difesa aggiuntivi. Aumento dell'attacco 50% di guardia, 100% di difesa e guardia garantita con 3 o più alleati crossover nel team. Cosa vuol dire? Vuol dire che il PG per funzionare davvero bene deve giocare con 4 crossover totali, lui compreso. È un problemino in alcune sue categorie. Se non avete i crossover, avrete 2 turni in cui lui un pochino penerà, se non si attiva la guardia. A prescindere avrà 100% di difesa in meno, ma soprattutto se non si attiva la guardia è un po' un problema, calcolando che anche full boostato, scusate, anche full boostato le busca, non tanca i pugni pre-special. Quindi state attenti. Ciononostante si può giocare anche fuori da crossover. Lancia un additional che è 70% di essere una special contro un Goku e si trasforma al quinto turno. Nella forma base che dura 2 turni, siete un attimino così, carica 5-6 milioni, può fare cosette simpatiche, ma non è nulla di eccezionale, sono sincero. È un PG che ha del potenziale futuro molto alto per Super Saiyan 3 e altro. Però non è quello che speravo. Speravo qualcosa che si fosse leggermente più forte. È comunque un ottimo tour. Che riesce a fare quello che deve. Poteva avere un po' più di difesa, purtroppo. Poteva avere, sinceramente, un pochino, poco poco, giusto un poco di difesa in più. Parlando invece della forma trasformata, si slega da crossover. Quindi può essere utilizzato in questi team, non ha nessun genere di legame con crossover, mantiene la special con aumento del 30% attacco e difesa. Peccato, avrei voluto un 50% di difesa, però va bene. Quando appare vi dà una recovery del 40% di HP, dal turno successivo del 15%, molto buono, molto buono. 4 ki quindi è in perma 12 praticamente, e attacco e difesa più 200%, sempre 150% attacco e difesa al lancio dell'attacco, non serve che lanci la special. Abbiamo poi fino al 150% di difesa aggiuntive attacco in base agli HP, quindi se state alti d'HP potrete avere stats più alte. Questo vi permette di raggiungere anche 10 milioni di attacco abbastanza facilmente. Guardia al 100%, sia lodato il Signore, ci togliamo la condizione, percentuali, ha sempre guardia. Lancia un additional con 50% di essere special contro Super Saiyan Blue o lancia un altro additional che ha 70% di essere special contro chiunque. Ora, questa forma è forte, questa forma è davvero forte, si attiva dal quinto turno, purtroppo sì, non la vedrete tanto in eventi eccessivamente complessi, perché comunque Dokkan Oji è un gioco che si basa, salvo avere un team davvero scarso su 5-6 turni di durata, sono tantissimi i PG che oltre quello a montare iniziano a perdere, ma sono anche tanti PG che iniziano a svegliarsi dopo quella montare, quindi Dokkan si sta dividendo un pochino, non lasciando però eventi davvero lunghi. Omega è lungo, che è il secondo evento più difficile del gioco, però Zamasu, ad esempio, per quanto sia complesso, più di 6 turni,
inizia a essere un pochino tosta leggerli. Almeno Legit. Non Legit può durare quanto volete, ma Legit più di 6 turni. Fai un po' fatica a reggerli. Perché comunque Wiz dura 2 turni. 2 Wiz sono 4 turni. Metti che un turno riesci a gestirtelo. Metti anche il secondo, magari. Siamo un pochino lì lì. Quindi questo PG comunque si vedrà poco. Avrà una possibilità in caso di cambio di meta, ritorno di Super Saiyan 3 come team. Viene comunque giocato in diversi team come titolare. Con Rode, Diros, Super Saiyan 3 ha un suo perché. Non è ancora il PG della Madonna. Cioè, siamo sinceri, ce la posso fare. Non tanca al 100% per special, post special riesce a tankare anche lui. Fa danni che sono nettamente migliori della forma base, però anche là è molto dipendente da quanti HP avete inizio turno. Il che vuol dire che è molto dipendente dal team. È un PG buono, ecco, direi che sta nella categoria good della mia tier list. Non sta di sicuro in meta oggi. Entrerà in meta al momento di un team Super Saiyan 3 decente. Un leader Super Saiyan 3 è quello che ci vuole. Esce un leader Super Saiyan 3, questo PG entra in meta perché Super Saiyan 3 lo giocherà di sicuro. Tutto questo, ditemi voi cosa ne pensate. Lui buildatelo full critico perché non ha nessuna fonte di critico nel kit. È un PG buono, felice di averlo pullato 4 volte, avrei preferito una copia e diventasse un Vegeta, ma non si può avere tutto dalla vita. È buono comunque. Non è, ecco, non è il miglior PG dell'anno, non è il miglior PG di Heroes. Ci sono alcuni ESA che oggi li reputo più utili. Masked, ad esempio, nel suo essere obbligato a giocare in Heroes, può risultare più utile nei team rispetto a lui. Masked King, naturalmente, non Masked Vegeta. Però in soldoni di sicuro il secondo miglior PG di questa batch. Semplicemente Vegeta ci sta troppo più in alto. Tutto questo, vi ringrazio per aver seguito. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con l'analisi di Heroes. E ora lasciatemi fare una doccia che poi dovete registrare l'inferno. Alla prossima e buona serata.